Oggi voglio parlarvi della scapigliatura milanese. Fu un movimento che prese l'inizio a Milano verso il 1860, recando nel nome scapigliatura il titolo di un romanzo di Cletto Arrighi. Il titolo implicava in sé una vera o presunta rivolta contro la società del momento. E poi loro, ecco, gli scapigliati, ritenevano non giusta ed equa la società del tempo. Fecero parte del movimento, portandovi la propria dimensione artistica, il carattere e le tante aspirazioni, i poeti Igino Ugo Tarchetti, Giulio Pinchetti, Emilio Praga, Giovanni Camerana e Arrigo Boito, tanto per citare i poeti più significativi. Furono presenti anche validi narratori come Carlo Dossi e soprattutto Giuseppe Rovani. Il movimento abbracciava motivi a volte divergenti o addirittura contraddittori, motivi macabri, senso della morte, angoscia, rivalsa contro la vita che aveva deluso. La malinconia sempre più profonda portò al suicidio più di uno dei suoi adepti. Già il Boito scriveva inizialmente: «Torva è la musa per l'Italia nostra, corre levando impetuosi gridi, una pallida giostra di poeti suicidi. Alza le pugna e mostrano a trofeo dell'arte loro un verme ed un aborto, e giocano al paleo con le teste di morto. Io pur tra i primi di codesta razza urlo il canto anatemico e macabro. Poi, con rivolta pazza, atteggia fischio il labbro. Dio ci aiuti, o Giovanni, egli ci diede stretto orizzonte e sconfinate l'ali, ci diè povera fede ed immensi ideali». Quindi una pallida giostra di suicidi, che ecco, era suonata all'ora degli anticristi. E ecco, l'ora degli anticristi, che formalmente, ecco, si dichiaravano anche manti manzoniani, come Emilio Praga, che scriveva appunto a questo proposito: «Casto poeta che l'Italia adora, vegliardo in sante visioni assorto, tu puoi morire degli anticristi e l'ora, Cristo è rimorto». Ecco, insomma, abbastanza violenta come poesia. Anche il Praga, però, di fronte poi al Manzoni, rientrerà nell'ordine, e la morte del poeta, ecco, lo indurrà a scrivere: «Blanda infanzia, mia seria adolescenza, io vi chiamo Manzoni, dalla sua cetra ebbero forse essenza le mie poche canzoni». E quindi ricordava come la madre gli leggesse i Promessi Sposi: «Oggi piangendo vi rammento insieme, o mia madre, o poeta». E Manzoni, quindi, c'era questa rivolta, ma che poi si rientrarono molti di questi poeti e poetia, e la loro avversione al Manzoni era più che altro una moda, una specie di
di atteggiamento che si voleva contestare, soprattutto l'idea religiosa e la Chiesa. Il Boito, che poi collaborerà proprio con il musicista, con Verdi, perché la rivolta contro Manzoni si estese anche contro Verdi e quindi con gran parte degli esponenti del romanticismo. E non dimentichiamo però che Boito, Arrigo Boito, era un musicista, che una volta calmatosi diventerà poi il librettista di Verdi, il principale librettista del Verdi. E, ecco, è che la verità è che al fondo della scapigliatura c'era una grave crisi morale che investiva anche il mondo artistico nella sua varietà. La scapigliatura in effetti si ribellò alla religione, che veniva considerata addirittura ispiratrice, se non proprio reggitrice, di quegli ordini non del tutto condivisi. La parola scapigliatura voleva tradurre la parola bohème, e che voleva indicare, per similitudine, la vita di uno zingaro o di un artista, in particolare, che si ribellavano nella loro vita sregolata alla natura, alla società e magari anche assurdamente a Dio. Nel profondo della scapigliatura sussisteva ancora però la poesia romantica, sebbene con un tono più patetico, sofferente, a volte ironico e non sorridente. Comunque si nota nei poeti scapigliati anche la capacità di un facile canto verbale o la parola addirittura trasformata in musica. Il Praga, d'altronde, era anche pittore e il Boito era anche musicista, quindi c'era un profondo animo di artista in questi partecipanti della scapigliatura. Il movimento, una volta perduto il carattere ribelle e a volte anche violentemente polemico, dimostrerà sincerità nei versi e umanità, i sentimenti profondi. Si accentueranno la nostalgia, il ricordo, il sentimentalismo, che porteranno poi più avanti a dare l'avvio a quel filone di poeti detti della provincia, ai quali poi si è dato il nome più noto, conosciuto, di crepuscolari. Questa parola già era presente in una lettera di Giovanni Camerana nel maggio del 1901, che inviava al Boito, scongiurandolo di non abbandonare l'edizione dei libri e dei versi, dove correvano delle quartine. Erano scritte quartine che rievocavano queste parole: plasmano un tempo d'arte, mandano quelle strofe la loro luce un po' mortuaria, un po' spettrale, un po' crepuscolare. Quindi il termine già veniva pronunciato al tempo appunto, della scapigliatura. Se prendiamo in esame alcuni brani poetici dei maggiori rappresentanti della scapigliatura, avremo allora anche un'immagine più concreta possiamo dire anche della varietà di questo movimento.
E incominciamo con Emilio Praga, che espresse con accenti di ironia, a volte anche di blasfemia, le sue idee. Il dubbio e il dolore diventavano protagonisti dei suoi versi, nascondendo così una sfigurata letizia, la definì il Carducci. Leggiamo qualche cosa del Praga. O nemico lettore, canto la noia, l'eredità del dubbio e dell'ignoto. Il tuo re, il tuo pontefice, il tuo boia, il tuo cielo e il tuo loto. E ancora, canto le ebbrezze dei bagni d'azzurro e l'ideale che annega nel fango ed espresse il senso dell'ignoto. Quanti uomini non vidi al bruco simili, non so perché comparsi, non so perché scomparsi, dall'ignoto nel vuoto. E scriveva ancora, ecco, a Camerana il Boito. Praga, che Praga cita, Praga cerca nel buio una bestemmia. Sublime e strana, e intanto muor sui rami la sua ricca vendemmia di sogni e di ricami. Ecco, era inquietante. Praga fu poeta, scrittore, pittore, che aveva viaggiato molto, era stato in Svizzera, in Francia, in Olanda, nelle terre fiamminghe. Della vita cantò la sregolatezza. Il poeta pittore, ad un certo punto della sua arte, rasserenata, scriverà poi i tre amanti di Bella, dove appare, ecco, un senso più maturo, ecco, della sua poesia. E leggiamo appunto questo. Dei tramanti di Bella, l'alcion che con l'ali sferza l'aquile tranquille, le increspa e alzando il volo vi fa cadere scintille. Libellule, farfalle, i fiori hanno lasciati e attratte dalla calma i deboli meati, cimentano per vedere negli azzurri cammini, roteare gaiamente la danza dei delfini. Quindi c'è, ecco, una nota di maggiore dolcezza di canto in questo. E ancora qualche verso. Amo i rabeschi delle lumachelle che van sotto le stelle, geografi notturne, a disegnare la loro vita. Quindi c'è una fantasia abbastanza interessante. E ancora il Praga, ecco, con una voce lucida, voce poetica, con una coscienza serena, giudica la sua arte e anche la sua vita. E dice: noi vaghiamo nell'ignoto, i figli siamo del dubbio, oh, i grandi estinti, siamo i reietti, i fuggiti d'Adamo, dal ciel, dal fango vinti, e cantiamo una squallida canzone che al tuo sereno irride, una canzone che muove a compassione, che ride e non sorride. Poi, calmatosi, in un certo senso, anche sotto l'esempio del Manzoni, ecco che c'è in lui una ispirazione malinconica e scriverà una bellissima poesia intitolata I Re Magi. I bei vegliardi dallo scettro d'oro che per la neve sotto il ciel sereno, sostar sommessi
alla mia porta udia la notte della santa Epifania. O son morti di freddo, o son malati nei paesi del sole, i bei vegliardi dallo scettro d'oro. Quando la mia scarpetta in sul verone, tutta avvizzita, facea la rugiada, e tu, madre, domestica regina, la colmavi di doni alla mattina. Io ricciuto avea il crin candida l'alma, e ogni alba che venia di giornate regali il don mi offria. Un giovin sire, senza scettro d'oro, ma cui nutrian d'aromi e terra e cielo, e una corte di sogni e di speranze complimentava fra beate stanze. Era in quei giorni io stesso, io che il perduto imper sospiro adesso. Quindi c'è questo sapore dell'infanzia, questa semplicità di mettere il giorno dell'Epifania la scarpetta perché gli angeli la riempiono di doni, l'antica credenza popolare, e quindi rievoca la pulizia dell'infanzia, che naturalmente aveva in sé anche senso religioso della vita. Alla fine ecco che ci sarà la resa e invoca il Signore perché possa dargli la vena poetica, che io possa sempre adorarti, o Signore, negli astri in cielo e nei fiori in giardino. Dammi la calma, dammi un po' d'amore e permetti che io viva il mio bambino, cioè che io torni pulito, pulito come ero nell'infanzia. Quindi vedete che poi tutta questa smania di rivolta si concluderà con il ritorno, a una maggiore serenità, a un bisogno di luce chiara, trasparente, si rivela in questo. Ora parliamo di un altro rappresentante della scapigliatura, di Gino Ugo Turchetti, che vede la natura sofferente e avverte nella società la rapida rovina, come dice lui, e l'arcana sventura. E sperò nella poesia come una forza positiva che portasse ordine ai guasti sociali, cioè alle ingiustizie sociali. Soprattutto il dolore e la morte furono i temi trattati nella sua poetica. E leggiamo, ecco, una poesia forse troppo facile ed agevole nelle rime semplici e anche ripetitive. Comunque la leggiamo perché esprime anche una certa semplicità. Con quella rima appunto cantabile, e la dedica ad una fanciulla probabilmente che aveva suscitato il suo interesse. Ell'era così fragile e piccina che più che amor di lei pietà sentia. D'angioletto parea la sua testina, così diafana all'era e così pia. Le orazioni dicea sera e mattina, di notte aveva paura e non dormia. Piacevalle le bacche di uva spina, le chicche, mi diceva, dolcezza mia. Ell'era piena di delicatezze, piangea di tutto e sorridea di tutto, viveva di zuccherini e di carezze. Eppur quel fior di frale e delicato alla mia forte gioventù distrutto, alla saldezza del mio cor spezzato. Cioè, nella sua evanescenza, nella sua semplicità, l'aveva creato il tormento d'amore. E
È bello quando dice che vorrebbe essere un cipresso o una foglia di cipresso o una foglia di rosa per accarezzare la fanciulla amata. Vorrei essere la foglia di un cipresso e in groppa al vento il mondo viaggiare e te fuggire gli uomini e me stesso, nuova terra cercando e nuovo mare. Vorrei essere la foglia di un cipresso, vorrei essere uno zefiro che piange e il mio tristo destino lamentare, dirti fanciulla che la vita mange, che vorrei nella fossa riposare, vorrei essere uno zefiro che piange. Ecco, quindi c'è il gusto un po' tetro della visione a lui. Ecco, della giovane bellezza della fanciulla, ma c'era anche il senso della morte presente nel Tarchetti. Che altro si può dire? Soprattutto il dolore della morte, l'abbiamo già detto. Quindi sono poeti che poi sono tornati nella tranquillità e nella serenità. Passiamo ora a parlare di Giulio Pinchetti, che fu un esponente della scapigliatura che morì suicida. Altri fecero altrettanto. Come lui. Nella poesia il mio genio scrive, ecco, scrive, così lo cominciamo a conoscere subito, scrive, l'umorismo mi sgocciola dal cuore, ingenuo, fanciullesco, e allor che mordo quasi il perché del mio mesto furore. Più non ricordo. E se lei non mi dolesse nella mente la naturale stupidità del tutto, vorrei cantar d'amore eternamente, e il bello e il brutto. Quindi si vede che sono anche in un certo senso fanciullaggini questi poeti. E ancora, dice ancora. Questa smania anche del suicidio. Ma quando ad ogni piè dai nella mota della bassezza e del burlesco umano, il saffico qual ferro ti si arrota dentro la mano, ed ora è l'imbecille, or lo scroccone che ne impolpa l'archiloco mordace, tanto che cuore mai né mai ragione si stanno in pace. Cioè, ma quando la vita è disordinata, è nella mota, nel fango, quando l'uomo conosce la bassezza dell'immoralità, dell'amoralità, la mancanza di sentimenti, allora vive una vita burlesca e allora il verso saffico non è, ecco, improntato alla bellezza, ma alla morte, alla sofferenza. E ancora dice, ecco, che ce l'ha, ci sono poi gli eccessi anticlericali, ecco, a volte tende, ecco, declama, ecco, c'è il prete ribelle, soprattutto c'è uno contro il seminario, definito Bastiglia del pensiero, quel recinto di torturati e di torture, addio, tu fiaccato ne avrai l'animo mio, ma non mai vinto. Quindi ce l'aveva un po' con la Chiesa, con i seminari. Arrivò perfino ad eccessivi sentimenti anticlericali, tanto da dire, addormentano una nazione che anela alla indipendenza e alla dignità con le fiabe sterili dei loro disinganni, una nazione che anela
alla indipendenza e alla dignità, con le fiabe sterili dei loro inganni, dei loro sogni, con la nebbia di climi che non potranno mai essere nostri, giammai. E notiamo come giammai col punto esclamativo. Si uccise a soli 25 anni, per cui ispira anche a noi oggi una profonda tristezza. E leggiamo, ecco, come ultima cosa di questo poeta, di poeta, lo strazio del suo cuore espresso in poesia. Amore o compagni, l'amore o la morte, viottol di mezzo per forte non v'è. L'amor m'ha tradito, tentiamo la sorte, vediamo se la morte mi tiene più fe. Dormire e sognare, Amleto, che importa? Che importa il domani se in oggi è il soffrire? Se il fuoco v'è in casa, spalanco la porta. Che importa se il collo mi rompo in uscire? Ecco, riferendosi poi al dolore dei leopardi, scrisse: Ah, quanta parte del vostro cor, dei vostri affanni immensi, in quei versi gemesse io mal sapea. Ahimè, non conoscea come tempre il dolor né le grand'alme, quell'acre voluttà della canzone che in mostra lieta col sol pietà sospira, o allegra poesia da qual fonte tu sgorghi, ai quanto ria. Ma insomma, come che fonte di tristezza è la malinconia che toglie gioia alla vita. Ecco, abbiamo anche quindi fatto conosciuto un pochino da vicino questo povero infelice, che era poi l'infelice, se vogliamo, Pinchetti. Ma adesso andiamo a Giovanni Camerano, Giovanni Camerana, ben più tempra di poeta, ben più sostanziosa. Ora ricordiamo velocemente anche questo poeta che difese strenuamente la vita contro le tentazioni suicide. È un innamorato descrittore di paesaggi naturali e di paesaggi interiori, dei sentimenti umani, da cui emerse la sua profonda e serena religiosità. Cantò devotamente l'Ave Maria e citò nei suoi versi i santuari. Non fu un poeta sarcastico ed ignorò l'ironia, il grottesco, rispettando con comprensione umana anche le altrui convinzioni. La sua poesia è al tempo giovane, aerea, ma con contenuti moralmente validi. Leggiamo ancora qualche cosa. Leggiamo intanto questo all'inizio, questa parte della poetica che dà consolazione per il paesaggio. E bastan quattro solchi e un poco d'erba e un riflesso nell'acqua perché si calmi questa oscura, acerba febbre dell'anima. Basta il greve profilo di un casolare sotto un cielo funereo o il campanile aguzzo che traspare tra i castagni del clivio. E quindi ecco, c'è questa delicatezza nel descrivere i paesaggi. E ancora la nera solitudine, alla nera solitudine, il sogno alto al profondo pensiero. La sera che è triste, alla sera che piange, al mondo infranto, il bieco mondo. Gioca un po' con le parole ed è anche di struttura anche difficile questa poesiola. E ancora era studente a Pavia e osserva il fulgido cielo, che è grande, che è di un azzurro intenso, e scrive: Quando s'andava
moribondo il sole, a veder nelle fosche praterie, le imporporate gotiche chiesuole in mezzo all'eco dell'Ave Maria. Quindi è l'azzurro che, ecco, riconduce anche a un senso religioso del mondo e della vita, del mondo e della vita. Ecco, il Camerana è un poeta che ha saputo cogliere, ecco, notiamo una poesia dedicata all'Ave Maria. Ave Maria, di stelle inghirlandata, curvo e triste nell'ombra, io pur ti imploro la valle in bruna e il fin della giornata. Coi mandriani dell'Alpe io pur t'adoro. Tu che salvi dall'ira del torrente, tu azzurra visione nell'uragano, tu ospizio fra le nevi ardue, tu olente aura, in che orror mi affondo, in che agonia, l'onta, il ribrezzo, il gran buio crescente. Tu lo sai, tu lo vedi, Ave Maria. Ecco, c'è un pathos innegabilmente. Oppure c'è a cena un'ave dei boschi, quando c'è l'inverno, il verno intuona il canto dei sepolti e già corona di tetro grigio e di muto candore. Il ferro tovo, gli erti, baluardi del mucron tempestuoso, urge la brezza, piovono le foglie e suoli, il vento, sono caratteristici i paesaggi anche della sua terra. E ancora anche lui c'ha un momento di malinconia e dice: come un bel sogno, il bel giorno passò, le tetre dune sfuma nel crepuscolo. Sfuma il nordico mar dentro la nebbia, come un bel sogno il bel giorno passò. È bella anche il dies illa. Ecco, anche questo c'è una frenesia, un senso religioso. Tu che tremi di incespichi e barcolli, come il ribrezzo di qualche invisibile fossa, e sei giunto alla boscaglia, ai colli bianchi ove il vento della vita muore. Tu che puoi dir finì la mia giornata, era un bimbo e la finì le orribili pareti a picco e i gorghi, la implacata bruma, la notte rea, tutto varcai. E questo è il mondo del Camerana. Paesaggio di interne cupe mestizie che si traducono in visioni che possono anche attrarre, e quindi anche se c'è poi una sostanza. Arrigo Boito. Arrigo Boito è il librettista di Verdi, ma iniziò anche lui in maniera piuttosto violenta. Leggiamo come si descrive: sol luce ed ombra angelica, farfalla, o verme immondo, sono un caduto cherubo dannato a errar sul mondo. O un demone che sale affaticando l'ale verso il lontano cielo. Cioè si sente una farfalla, un bruco che diventa una farfalla che vola, ma che, ecco, la sua crisalide non è completata, e addirittura è un cherubino caduto. Quindi si sente quasi un dannato a vivere in questo mondo. E poi ci sono tre strofe che incominciano con ecco perché. Ecco perché m'affascina,
l'ebbrezza di due canti. Ecco perché mi lacera l'angoscia di due pianti. Due pianti, quindi ecco perché il sorriso che mi contorce il viso o che mi allarga il cuore. C'è uno schema quasi ragionativo di particolari che contrappongono immagini diverse. Ecco, anche un metro settenario che sembra quasi più adatto per la musica. Esempio del Boito che ha scritto il libretto della Gioconda, ecco, fa dire ad Alvise: la turbine farnetichi, la Gaia baraonda dell'agonia col gemito, qui l'orgia si confonda. Oppure abbiamo per esempio quando Otello, perché il libretto è di Arrigo Boito, Otello che dice: «Niun mi tema, sangue armato mi vede, ecco la fine del mio cammino, oh gloria, Otello fu!» E poi appressandosi al letto di Desdemona, contemplandola, esclama: «E tu, come sei pallida, e stanca, e muta, e bella, pia creatura nata sotto maligna stella, fredda come la casta tua vita, e in cielo assorta, Desdemona, Desdemona, ahi morta, morta, morta!» E quindi come poeta era senz'altro pregevole. Oppure, esempio, come nei Nerone, Nerone scriverà, dirà: «Udite, udite, l'urlo di Roma, il gran delirio irrompe, mano alle funi, alle belve, alle donne, tutte un eroe denudator le abbranchi, le avvinca nude in groppa al furiale, nembo dei tauri, ebbre d'orror fugate, dai vetri in caccia, irte di dardi, esangui, belle, riverse, i grembi al sol nel cerchio del concavo smeraldo agonizzante». Ecco, cioè, sono battute molto violente e comunque parte del. E poi c'è questo, e poi ecco che c'è l'elemento religioso che anche in Arrigo Boito emerge, quando sempre a Nerone, Rubria saprà sacrificarsi per amore, ella chiederà a Fanuel: «Narrami ancora, mentre m'addormento, del mar di Tiberiade, tranquilla onda che varca in Galilea». E Fanuel le dice: «Laggiù, fra i giunchi di Genesaret, oscilla ancora la barca ove pregò Gesù. Quella cadenza placida di cuna invita a stormi i bimbi sulla prora. Dormi, quieta, dormi». Ecco, insomma. E poi del Falstaff c'è il famoso canto del bacio, che vale la pena leggere, poi concludiamo. «Dal labbro il canto estasiato vola per i silenzi notturni e va lontano, e al fin ritrova un altro labbro umano che gli risponde con la sua parola. Allor la nota che non è più sola, vibra di gioia in un accordo arcano, e innamorando l'aere antelucano, con altra voce al suo fonte rivola. Qui vi ripiglia suon, ma la sua cura tende sempre ad unire chi lo disuna, così baciai la disiata bocca. Bocca baciata non perde ventura, anzi rinnova come fa la luna, ma il canto muor nel bacio che lo tocca». E qui ci fermiamo, abbiamo avuto un assaggio della scapigliatura, questi sono i rappresentanti più significativi, ma fu un movimento abbastanza importante, che poi, ecco, da questo movimento poi nascerà l'altro genere poetico importante di cui parleremo, che sarà il crepuscolarismo.
Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, Maria Luisa Costantopoulos.